C'era una volta un bambino di nome Khaled, che amava trascorrere le sue giornate a giocare con il suo aquilone nei campi aperti vicino al suo villaggio. Ogni giorno Khaled correva felice tra le colline, facendo volare l'aquilone colorato che lui stesso aveva costruito con amore e cura. Quando però arrivava la notte e il sole tramontava, il cielo perdeva tutta la sua bellezza e si trasformava in un mantello tenebroso e tutti gli abitanti del villaggio si nascondevano per la paura. Khaled pensò che doveva fare qualcosa per portare la gioia alle persone del suo villaggio anche la sera, anche nella notte più profonda. Così costruì un grande aquilone con una carta luminosissima. Attaccò alle sue estremità dei fili argentati e attese per lungo tempo che arrivasse una giornata di sole molto ventosa. Finalmente arrivò. Khaled, con il cuore pieno di gioia e speranza, incominciò a correre a perdifiato. Se il suo aquilone fosse arrivato tanto in alto, magari durante la notte avrebbe potuto riflettere ancora la luce del sole. Il vento cominciò a sollevare in alto, sempre più in alto, il suo stupendo aquilone. Il sole lo illuminò e le sue code cominciarono a scintillare. Tutti gli abitanti del villaggio alzarono gli occhi per ammirare questo meraviglioso spettacolo. Ad un certo punto, però, una folata fortissima di vento strappò l'aquilone dalle mani di Khaled, lo sollevò così in alto che scomparve tra le nuvole. Intanto era giunta l'ora del tramonto. Nel cuore di tutti la felicità si trasformò in tristezza. Un'altra notte di tenebra sarebbe scesa su di loro. Tutti rientrarono nelle loro case, tranne il piccolo Khaled, che ancora in cuor suo sperava nel miracolo. L'ultimo raggio di sole si spense e il buio avvolse la terra. Khaled, sconsolato, cominciò a dirigersi verso casa. Ma passo dopo passo si accorse che quella notte era diversa dalle altre. Vedeva il sentiero che conduceva a casa sua e un'ombra lo seguiva. Alzò gli occhi al cielo e vide lassù, in alto, una sfera luminosa. La sua luce bianca illuminava il villaggio. Pensate, poteva vedere la casa di Nabil, il fornaio, la piccola casetta della nonna, il tetto della scuola e addirittura il parco giochi con le giostre, gli scivoli, le altalene. Guardando un po' meglio, si accorse che oltre a quella sfera luminosa, nel cielo infinito si stavano accendendo una dopo l'altra piccole luci, come di candele lontanissime. Era uno spettacolo meraviglioso. Incominciò a gridare. Tutti dovevano vedere quello spettacolo. Gli abitanti del villaggio, bambini, bambine, giovani, anziani, uscirono dalle case, spaventati da quelle grida. Ma videro Khaled saltare e ballare. «Presto, alzate gli occhi al cielo!» gridò Khaled. I nasi si alzarono all'insù, le bocche si spalancarono per la meraviglia. La notte, che faceva così paura, si era trasformata in uno spettacolo bellissimo. E tutti cominciarono a piangere dalla gioia, corsero da Khaled, il suo aquilone aveva fatto il miracolo, la luce aveva sconfitto le tenebre, la gioia, la tristezza, la speranza, la paura. Da quel giorno la luna e le stelle ricordano a tutti che la pace, l'amicizia e l'amore possono trasformare la notte in una danza di luce.